Buonasera telespettatori di Rete 8, con il collega Galvano Coppa siamo a Pescara, dove è tornata nel capoluogo adriatico dopo 2 anni di pandemia la processione del Venerdì Santo. I cittadini si sono radunati sui marciapiedi, come potete vedere, con grande gioia e anche con grande raccoglimento per questo rito che torna nonostante alcune modifiche. Noi abbiamo qui vicino a me e lo ringraziamo perché insomma ci hai accompagnato e mi permetto di darti del tu, Don Emilio Lonzi, per tante edizioni delle processioni di Pescara, per parlare del rito di quest'anno. Un rito molto sobrio perché l'arcivescovo Valentinetti non ha voluto ad esempio i simboli della passione, se si eccettuano ovviamente il Cristo morto e la Madonna. Tra l'altro tu, Don Emilio, hai curato l'organizzazione e anche questi itinerari spirituali, come di itinerari di pace. Sì, dando buonasera a tutti, sono veramente felice di ritrovarvi ancora una volta spettatori, no? Perché effettivamente 2 anni ci hanno impedito questa possibilità. È un'occasione per pregare, per raccoglierci, per capire, per comprendere, per vivere questo momento di particolare dolore, ma anche particolare amore da parte di Dio. Come dicevi bene, è una processione all'insegna della sobrietà, ma certo non abbiamo voluto perdere l'intimità, la profondità, la spiritualità, e quindi abbiamo pensato a questi itinerari di pace. Quindi durante tutta la processione questi itinerari di pace ci hanno accompagnato con dei testi di persone che sono esperti di annuncio di pace, come il Del Camera, Antonino Bello, eccetera. Perché mancano i simboli? Questo è importante, perché l'arcivescovo ci ha suggerito di pensare ai simboli viventi della passione di Cristo di oggi. Immaginate le case distrutte, immaginate le strade, i campi che non riescono più a produrre frutto, bambini uccisi, donne violentate, ecco i simboli della passione di oggi. Quindi non tanto degli oggetti quanto persone che stanno vivendo la passione di Cristo nella loro carne, sono veramente partecipi della passione di Cristo con la loro carne. Una processione molto intima, tra l'altro ci accompagna anche una splendida luna piena. Adesso Galvano Coppa sta inquadrando il corteo silenzioso fatto dai rappresentanti delle parrocchie, dagli scout, dalle diverse associazioni, e poi anche nel corso della nostra trasmissione mattinée ci hai detto una cosa particolare: le forze dell'ordine, che l'arcivescovo Valentinetti ha detto non in alta uniforme. Perché? Allora, l'arcivescovo ha fatto questa richiesta, ma qualcuno comunque per la propria, sì, per rispetto al Cristo morto soprattutto, ha indossato ugualmente l'alto uniforme, ma comunque si vedono le forze dell'ordine presenti in maniera dimessa, presenti molto numerose, lo vedrete, penso, ma in maniera più sobria anche questo. Sì, proprio per dare un segno, no? Un segno della non violenza, un segno che non è con la forza che si raggiunge la pace. Purtroppo sì, le forze armate servono, ma lo sappiamo, per la difesa, no? Mentre ultimamente stiamo invece vedendo che è un po' la forza che vuole prevalere. Ecco, noi stiamo cercando di dare questo messaggio che non sia la forza, ma sia l'amore. Abbiamo trovato, ecco, per esempio, vedete i membri della Croce Rossa Italiana e della Misericordia, che ci hanno anche loro aiutato un po' nel servizio, perché vedete quanto è ordinata, quanto silenzio, quanto raccoglimento, non c'è nemmeno quel chiacchiericcio che solitamente si può creare in queste occasioni, no? Ci hanno aiutato a mettere a disporre su 2 file e tutti pian piano, come quel fiume silenzioso, no? Che sembra sia quasi fermo, invece procede fino alla foce. Ecco, così noi arriviamo in cattedrale, dove siamo adesso. Sì, ricordiamo, perché siamo in cattedrale a San Cetteo, la processione è partita da quella che i pescaresi chiamano Chiesa del Sacro Cuore, che ora invece è un santuario della Misericordia, proprio il santuario della Misericordia, quel cuore di Cristo che è simbolo dell'amore di Dio. Ecco, in tutte le, diciamo, tutti gli itinerari, erano 7 gli itinerari proposti, siamo arrivati quasi alla fine, proprio contemporaneamente all'arrivo, ma abbiamo sempre pregato con i salmi, ripetendo costantemente: dona a noi la pace, perché la pace è un dono di Dio che va accolto nel cuore di ogni uomo. Se vuoi la pace nel mondo, prima di tutto fa pace nel tuo cuore. Ecco, adesso dopo queste
persone che hanno accompagnato anche in uniforme, sono le guardie ambientali, no? Il segno per l'ecologia, dell'amore per la natura, l'amore per il creato che è il dono di Dio più grande, abbiamo i sacerdoti e quindi l'arcivescovo che precede immediatamente il Cristo morto. In un tempo, scusami se ti interrompo, prego. In un tempo di pandemia, quale quello che viviamo, ci sono proprio le persone che hanno dato tanto per la pandemia, gli operatori sanitari, le forze dell'ordine, appunto, i volontari, e non dimentichiamo che c'è una guerra in corso, e non dimentichiamo che i cristiani, cattolici, ortodossi dovrebbero essere uniti, ma è come ora. Ci sono ucraini cattolici, ucraini ortodossi, c'è un pensiero anche per l'Ucraina, intanto sta arrivando il Cristo morto e poi faremo la pausa ovviamente. Ecco, quando arriva il Cristo morto tutti facciamo silenzio, perché dinanzi alla morte solo il silenzio, e il silenzio va ascoltato perché è il silenzio che parla. Per tutti io direi, chiediamoci cosa ci dice il Cristo morto, cosa dice oggi a noi in questo momento così tribolato. Sono due grandi guerre, la pandemia e la guerra in Ucraina, ma sono tante anche le guerre dimenticate in tanti posti del mondo. La sofferenza è veramente dilagante. Allora noi ci uniamo sicuramente con la preghiera, ma oltre alla preghiera le nostre azioni, il coraggio delle azioni di pace, perché occorre coraggio denunciare le violenze e occorre coraggio anche agire ed essere presenti in certi luoghi e in certi modi. Penso che questa volta, ancora una volta, come Chiesa italiana per l'Ucraina stiamo facendo tanto, ma veramente tanto. Apriamo le porte, apriamo le cuori, apriamo le case, apriamo tutto, stiamo aprendo, ed è bello, è bella questa solidarietà affinché nessuno si senta solo, nessuno si senta abbandonato. Ecco, ora è passata la Madonna addolorata, altro segno evidente del dolore di ogni mamma che perde un figlio. Non dimentichiamo che Maria piange il Cristo morto, il figlio morto, quindi effettivamente è un dolore, penso, tra i maggiori in assoluto che si possa sperimentare. Bene, Gesù in croce, Maria desolata, vogliono incarnare i dolori di tutta l'umanità, i dolori di tutta l'umanità, e noi dobbiamo essere coscienti. Mi piace una riflessione che ho fatto anche in questi giorni in parrocchia, pensare che chi ha vissuto l'ultima cena ha la chiave di lettura per capire la crocifissione di Gesù, quel corpo offerto in sacrificio per voi. Gesù l'ha anticipato sacramentalmente in quell'ultima cena, istituendo l'Eucaristia, e il Cristo che poi ha dimostrato effettivamente cosa significa morire per chi si ama, no? Non c'è amore più grande che dare la vita per i propri amici, quindi per tutti. Ecco, adesso siamo nell'attesa poi del grande giorno di domani, del domani sera. Domani è sabato, il sabato santo è un giorno del non senso, è un giorno in cui effettivamente si sente tutto il vuoto esistenziale. Ecco, il giorno effettivamente, il sabato santo è un giorno di vuoto esistenziale, ognuno dovrebbe capire cosa gli manca. Spesso dobbiamo capire che manca Dio. Manca Dio alla nostra vita. Ecco, il vuoto esistenziale del sabato ti fa capire che l'assenza di Dio rende la tua vita inutile, la rende un po' sbandata, la rende disagiata, ma quando poi ritrovi il Cristo risorto nella tua esistenza, la veglia di domani sera e la grande festa della Pasqua, ritrovi la gioia, ritrovi la serenità, ritrovi la pace, questa pace che tanto anneliamo. Vedete quanta gente ancora scorre dietro. Emozionante, sì, emozionante. Veramente tanta, pensando anche che siamo alla fine, e molti si sono già un po' diradati nelle strade limitrofe, quindi è veramente un segno di gente che prega, di gente che chiede la pace, che vuole la pace, si impegna per la pace. Ecco, questo è proprio un segno bello di preghiera, di partecipazione, io oserei dire quasi di passione, per questa settimana di passione, per questa settimana, per questo venerdì di passione, ma sempre orientati alla speranza verso la risurrezione. Questo non dobbiamo dimenticarlo mai. Don Emilio, un fiume di gente, da Pescarese una grande emozione, il ritorno del Venerdì Santo anche nel capoluogo adriatico, perché il Venerdì Santo a Pescara è vissuto
diciamo in maniera più intima, nel senso non ha una tradizione storica molto antica, ma c'è questo senso dell'intimo, questo senso della preghiera. Tu dicevi un corteo silenzioso, in effetti è proprio così, tanta gente ma non vola una mosca, a parte i canti e a parte le preghiere. Sì, sì, è proprio questo, un segno veramente bello, veramente dico la verità, quando siamo partiti non sembrava ci fosse così tanta gente, invece possiamo rendere grazie a Dio proprio di questa partecipazione. Ecco, il Vescovo sta proprio dando anche la sua parola, dicendo proprio questo fatto che i segni della passione oggi sono le situazioni di sofferenza e di dolore del mondo. Penso che sia anche questa un'indicazione forte per riflettere, no? Ecco, perché a volte anche noi siamo un po' devozionisti, guardiamo gli oggetti, le situazioni un po' materiali, chiamiamole così. Ecco, invece oggi siamo stati chiamati ad interiorizzare il dolore di tanti fratelli e tante sorelle. E allora questi itinerari, come l'ascoltare Dio, ma anche l'umiltà, il dialogo, la docilità, l'attenzione e l'impegno, il coraggio e l'audacia che ci portano alla non violenza per essere operatori di pace. Voglio ricordare che una delle più belle, vabbè, sono tutte belle, beatitudini, dice: beati gli operatori di pace perché saranno chiamati figli di Dio. E allora io ho pensato in questo itinerario di preghiera di vivere da figli di Dio per vivere la beatitudine di essere operatori di pace, cioè la felicità di essere operatori di pace. Oggi penso quanto mai attuale. Una parola di 2000 anni fa che sembra detta proprio ieri, l'altro ieri, insomma in questi mesi, per ognuno di noi. Ecco, io vorrei anche così riproporre di aprire il Vangelo, perché effettivamente ci sono delle indicazioni che aiutano a vivere meglio. Ora, a parte il fatto confessionale, religioso, no? Però ci sono delle indicazioni, perché toccano l'uomo, toccano la profondità dell'uomo, toccano l'umanità, e quando Gesù sa toccare l'umanità la eleva. Ora, chi poi ha la fede la eleva in un certo modo, chi non ha la fede comunque ne trae un benessere. È così che stiamo sentendo, appunto, come dicevi tu, le parole dell'arcivescovo della diocesi Pescara-Penna, Monsignor Tommaso Valentinetti. Gli itinerari di pace di cui ci hai deliziato con queste parole che ci confortano in un periodo che non ci saremmo mai aspettati, una pandemia e una guerra, sembra davvero un film, quindi mai come ora la fede è quella che sorregge in molti. E poi mi piace ricordare, come lo dicevamo spesso anche nel TG, come la Chiesa stessa ha aiutato i fratelli ucraini, perché sappiamo, insomma, cattolici e ortodossi, sappiamo dello scisma del 1054, se non sbaglio, però abbiamo visto come anche i cristiani ortodossi ucraini e i cristiani cattolici si siano uniti. Assolutamente, assolutamente uniti, ma ovunque, voi pensate quei paesi limitrofi come la Polonia, no? Cioè veramente sembra un concorrere al bene di coloro che hanno bisogno, senza più la distinzione di lingua, razza, popolo, religione, no? E quindi i cristiani in questo momento, grazie a Dio, risplendono come una luce, come un segno luminoso in questa situazione che è veramente buia, e c'è bisogno di luce, diciamolo proprio nella maniera più chiara ed esplicita. E un'altra cosa particolare è che c'è una parola che è simile, la stessa, sia in ucraino che in russo, mir, che si pronuncia in maniera diversa ma vuol dire pace, però la parola è la stessa, mir, e questo deve far riflettere. Sì, sì, mi sembra un po' tutte le lingue di quella zona abbiano questa analoga parola per dire pace, perché è una sola parola, perché la pace è una comunione, la pace è un'unità, la pace è la concordia, la pace è tutto ciò che di più bello possa esistere nel mondo. E quindi vedere che è così tanto minacciata, magari per colpa solo di poche teste, no? Che poi trascinano purtroppo le masse, ma è sempre stato un po' così. Ma noi abbiamo la speranza, e da uomo di fede ancor più questa speranza è salda, è forte, perché ha sempre visto risultati, no? Nel corso della storia vediamo come la speranza non è mai rimasta delusa, e quando si basa la propria vita su una speranza che tra l'altro è Gesù Cristo morto e risorto, beh, insomma, la garanzia è abbastanza importante, notevole, no?
ci accingiamo a terminare il racconto di questa processione che è tornata dopo 2 anni. I pescaresi si sono ritrovati, non solo i pescaresi ma anche chi vive a Pescara, che poi chi vive a Pescara dal pescarese è considerato suo concittadino. I tanti pescaresi che si sono uniti al corteo hanno voluto seguire la processione con grande gioia e con grande raccoglimento. Tu hai detto che questi 3 giorni sono un giorno unico, questo triduo che poi andrà verso la risurrezione. Certo, sì, ma quello che proprio mi piace pensare è che questa processione non è da guardare, sì, è da vivere, da seguire, da pregare, no? È così, nella semplicità di quello che siamo, senza una tradizione antica, senza togliere alle vecchie tradizioni, però sicuramente ha un valore anche questo modo di vivere la processione del Cristo morto. Per concludere, sì, dicevamo che il Triduo Pasquale è come un giorno che inizia con la messa della cena del Signore. Infatti, faccio un esempio, nella funzione di oggi non c'è il segno della croce né all'inizio né alla fine, perché stiamo continuando la preghiera, no? E la ritroveremo solo alla benedizione finale della Pasqua, alla fine della celebrazione della veglia pasquale. Quindi proprio per dire, c'è un inizio subito prima della cena del Signore con fino alla risurrezione di Gesù. Ecco, allora io oserei chiedere a tutti voi telespettatori soprattutto, quanto è importante questo sabato santo, un giorno di attesa, un giorno proprio, viviamola questa attesa, espropriamoci di tutto quello che sembra debba essere per forza nostro, lasciamoci andare nell'attesa di qualcosa che deve accadere, è importantissimo. Ecco, un giorno che non ci sono messe, non c'è nulla in questo sabato santo, come dire, aspettiamo la grande festa. Ecco, poi se potete nelle varie parrocchie parteciperete alla veglia pasquale, e poi quindi è Pasqua, e allora la gioia del risorto si festeggia in tutte le maniere che sappiamo bene meritano di essere anche vissute. Allora ringraziamo Don Emilio Lonzi, che abbiamo ritrovato con tanto affetto, che ci ha accompagnato nelle processioni precedenti, e dopo 2 anni lo abbiamo ritrovato la processione di Pescara, che è partita dal Sacro Cuore, il Santuario della Divina Misericordia, conosciuto però da tutti i pescaresi come dal Sacro Cuore, dall'altra parte della città, processione che è arrivata qui in cattedrale a San Cetteo. Io voglio salutare i telespettatori di Rete 8, ringraziarli di essere stati con noi, grazie al cameraman, al collega Galvano Coppa, e soprattutto grazie a Don Emilio Lonzi. Bene, grazie a voi, vi auguro veramente tanta pace nel cuore, una Pasqua che sia non solo una formalità della pace, ma che ognuno di noi possa compiere dei gesti di pace, un perdono, una riconciliazione, un atto di umiltà, un atto di docilità, non lo so, scegliete quello che volete, ma scegliete un gesto che vi faccia capire che c'è un cambiamento, che c'è un passaggio di Dio che genera qualcosa di nuovo nella tua vita, e allora sarà Pasqua. Buona Pasqua a tutti. Buona Pasqua, buona Don Emilio, Pasqua. Buona Pasqua a te, e speriamo che insomma possa essere una Pasqua all'insegna della rinascita, della risurrezione per quanto riguarda la pandemia e soprattutto anche per quanto riguarda la guerra in Ucraina. Io terminerei allora con la parola che abbiamo menzionato prima, mir, 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 pace, pace, pace. Grazie a tutti dell'attenzione.